Ehi là, 3D Artis! Come forse saprete, in questi giorni si è tenuto l'Adobe Max, che è l'evento annuale dove l'Adobe presenta quelle che sono le nuove tecnologie a cui stanno lavorando o che addirittura hanno appena fatto uscire. In questo Adobe Max sono state principalmente due le cose che mi hanno colpito di più. La prima cosa sono stati i filtri neurali di Photoshop, che hanno già reso disponibili nella nuova versione, la 2021. Purtroppo però non posso farvi vedere di persona questa feature perché purtroppo funziona solo tramite architettura RTX e io purtroppo sono un umile possessore di una 1070, quindi vi dovrete accontentare di un mio commentary sul video di presentazione dell'Adobe. I filtri neurali sono una tecnologia che tramite IA, intelligenza artificiale, sfruttando appunto la potenza dell'RTX, riescono a cambiare in maniera automatica e veloce determinati elementi all'interno di una foto. Il primo filtro che vedremo può risultare banale rispetto al successivo che prenderemo in esame, però vi assicuro che anche questo semplifica e velocizza non di poco il lavoro di grafici e fotografi. Viene quindi presa ad esempio la foto di questo ragazzo dal quale si vuole rimuovere acne e imperfezioni della pelle. E di norma un grafico userebbe ovviamente strumenti classici come il timbro clone, il cerotto o la patch. E sarebbe un lavoro anche abbastanza lungo da eseguire. E quindi da questa versione in poi, presumendo sempre di avere a disposizione una RTX nel nostro PC, ci si può avvantaggiare del nuovo Skin Smoothing, dove con un semplice click l'IA di questo filtro riconosce in maniera automatica le imperfezioni della pelle e le rimuove. In realtà ci sono anche altri filtri neurali molto interessanti di cui si potrebbe parlare, ma quello che mi ha fatto rimanere di più a bocca aperta è stato lo Smart Portrait. E vediamo che nella demo i primi parametri dello Smart Portrait che ci vengono mostrati, e che secondo me sono anche quelli più assurdi, sono il gaze e la direction, ossia lo sguardo e la direzione della testa. Una volta attivati questi parametri, l'IA alla base riconosce il viso all'interno della foto e quando andiamo a muovere gli sliders a destra o a sinistra, il software va a ruotare di conseguenza gli occhi o la testa del soggetto, immaginandone e ricostruendone il profilo. Poi abbiamo anche altri parametri, come tipo ad esempio quello che ci permette di ringiovanire o invecchiare il soggetto, o addirittura un parametro che ci permette di cambiare la direzione della luce all'interno della foto. Poi, una volta che siamo soddisfatti del risultato e diamo l'ok, Photoshop fa un duplicato del livello modificato, in modo che se ci accorgiamo che il software ha fatto delle minchiate, possiamo sempre andare a blendare il livello modificato con quello originale. Poi la seconda tecnologia che più mi ha colpito e incuriosito durante questo Adobe Max è stata quella di Physics Quiz. Come forse saprete, è già da qualche anno che l'Adobe si sta muovendo anche nella direzione del 3D. Infatti, con Photoshop è già possibile importare formati 3D come OBJ, STL o FBX. Hanno inoltre poi introdotto nella loro suite Adobe Dimension, che come sistema di modellazione non è un granché, è molto basic, ma è comunque un buon motore di rendering. E come forse alcuni di voi sapranno, è già da un paio d'anni che l'Allegorithmic, creatrice dei vari Substance Painter, Designer, eccetera, è stata acquistata appunto dall'Adobe. Ok, detto questo, sappiamo che nei programmi dove è possibile simulare la fisica di oggetti solidi si deve prima impostare tutti i parametri relativi alla simulazione, poi si preme play e si aspetta e si assiste in maniera passiva alla simulazione che viene elaborata. Con questo nuovo software dell'Adobe invece è possibile agire in tempo reale su oggetti solidi con la possibilità di farli collidere fra di loro apparentemente anche senza compenetrazioni. E purtroppo anche qui non posso essere io a mostrarvi qualcosa, anche perché questa tecnologia ancora deve essere rilasciata, quindi ci dobbiamo accontentare della demo dell'Adobe. Che poi, in realtà, questo sistema era già stato introdotto da uno dei software per eccellenza per quanto riguarda le simulazioni, ossia Houdini con la sua nuova feature Solaris. E come possiamo vedere in questo video della SideFX, in questa demo della SideFX, il sistema è simile se non identico. E niente, si conclude qui questo breve video dove abbiamo visto un paio di quelle che sono le tecnologie proposte in questo Adobe Max. Spero che vi sia piaciuto, vi sia stato utile, ci vediamo alla prossima e buon 3D! Ah, aspettate un attimo, se volete saperne un po' di più su quello che faccio, sul mio canale in alto a destra troverete il link al mio Instagram dove pubblico ogni tanto qualche nuovo lavoro e posto il link ai nuovi video appena escono, e il mio Behance dove potete vedere qualche mio vecchio lavoro. Il link al mio profilo al sito di Blender Italia
il mio Redbubble, dove ogni tanto faccio dei disegni che vengono stampati su magliette e accessori vari che potete anche acquistare, e infine il mio Turbo Squid, dove ogni tanto carico qualche modello che potrete acquistare oppure modelli scaricabili gratuitamente se associati a qualche mio tutorial. E ovviamente iscrivervi e cliccare sulla campanellina per restare sempre aggiornati sui nuovi video che usciranno.